Bene, passiamo a un'altra esercitazione. Questa esercitazione si sviluppa con un 8 contro 8 più il portiere. Gli obiettivi che devi raggiungere sono sempre gli stessi, evitare il pressing da parte dei rossi con un contropressing. Quindi vai a mettere in pratica tutto quello che è stato detto precedentemente, quindi misure per evitare il pressing, quindi regole che abbiamo già detto precedentemente. E tu, allenatore, ti metti qui e guardi se effettivamente i tuoi giocatori, in questo caso i blu che attaccano, li mettono in pratica quelle regole che tu hai appena allenato e hai spiegato e hai esercitato. Questa partitina 8 contro 8 si sviluppa sempre con le stesse regole, collochi sempre due linee qui, i rossi hanno il compito di non farsi fare gol e una volta conquistato la palla il compito è quello di andare a far meta, mentre i blu devono praticamente andare a fare gol più rapidamente possibile con i concetti appena espressi. Nei primi 5-6 minuti, poi vedi te a seconda sempre in che collocazione tattica, tecnica o fisica tu inserisci questa partitina nella seduta di allenamento, decidi se fare 5, 6, 7 minuti inizialmente con i blu che vanno in pressione ma non lo fanno in maniera aggressiva, vanno in pressione blandamente, senza andare a catturare la palla, ma diciamo lo fanno a livello passivo e i blu devono andare, i rossi in questo caso devono farlo in maniera passiva, mentre i blu devono andare a sviluppare un'azione corale che li porta poi a concludere in rete. Questo per quanto riguarda la prima parte della partitina, della prima fase. Nella seconda fase invece i rossi non sono più passivi ma sono attivi e attuano un pressing feroce con l'obiettivo proprio di recuperare la palla e andare a fare meta oltre questa linea. Chi attacca logicamente, in questo caso i blu, devono muovere la palla in maniera veloce, veloce e con passaggi avanti e indietro, con la ricerca del terzo uomo, mai effettuando passaggi laterali. E logicamente devono anche comunicare verbalmente quello che avevamo spiegato prima, uomo solo. Questo lo fai per 6, 7, 8, 10 minuti e poi magari se hai due giocatori che sono fuori li fai entrare e fai ruotare un po' i giocatori. Poi vedi un po' te come quando e quanto tempo devi impiegarci per fare questo tipo di esercitazione.